Vecchio sassofono contralto, si presume sia stato prodotto da un artigiano di Milano a inizio Novecento. Io non mi pronuncio perché su queste cose non sono per niente esperto, ma comunque non presenta nessuna marca sulla campana. C'è solo da qualche parte, forse un numero di serie, ma no, neanche. Sì. Non si vede molto bene, ma è 824. Comunque è stato sabbiato dal proprietario. Adesso, ovviamente, a priori non posso sapere come potrà suonare una volta sistemato, ma la sabbiatura temo possa incidere in qualche modo sul suono, non so come, e comunque la sabbiatura non ha poi portato via certi segni di ossido che cercherò di pulire. Per il momento ho ricostruito questa vite, che è il perno, la barretta perno di tutta la meccanica superiore, della parte superiore del sax. Molto bello da notare il particolare del tappo in ebano, penso. Oltre ad aver ricostruito quella vite, ho ricostruito anche una vite qui in basso, questa qui. Questa vite qui. Sempre tagliandola e levigandola da una barretta d'acciaio. Vabbè, poi è stato tutto smontato, i tamponi sono stati tutti tolti. Infatti, tutte le parti sono tutte qua dentro. Al collo ho raddrizzato un po' l'imboccatura perché era un po' storta. C'è qualche piccolo bollo, tipo questo qui, ma sono cose poco incisive, non è particolarmente danneggiato né particolarmente rovinato a livello proprio di metallo. Sì, è un po' inciso l'anello di sostegno, ma questo è riparabile, si fa un po' di saldatura. Poi ho raddrizzato e levigato un camino, perché era ovale praticamente, era schiacciato tutto da questa parte in giù, così si vede che aveva preso una botta anche qui. Qui in basso ho raddrizzato un po' tutto il tondo del fondo del sassofono, perché era un po' storto, e ho rifatto questa saldatura di questa gabbietta, che essendo tutto storto ho dovuto farla un po' più bassa rispetto all'originale per permettere comunque alla chiave di aprirsi bene e di non toccare né di lato e né di tenerla troppo bassa per avere lo spazio poi al tampone di aprirsi per non comunque stonare queste note particolari. Anche di qui la gabbietta è stata saldata, la macchia che vedete di stagno intorno è della saldatura vecchia. Ho cercato di pulirla un po', ma bisognerebbe poi levigare per arrivare a togliere tutto. In realtà poi il sax, essendo stato sabbiato, non viene via bene lo stagno una volta attaccato. E poi ho prodotto anche un'altra saldatura in questo punto, perché essendo un modello vecchio, con meccanica vecchia e modalità vecchia anche di ricostruzione, comunque è totalmente dritta la campana rispetto al corpo, è proprio, ed ha anche le due chiavi sulla campana alternate. E questo camino aveva uno spazio, perché i camini una volta venivano saldati sopra, erano degli anelli proprio saldati sopra il corpo, sopra i fori del corpo, invece di essere estratti direttamente dal corpo, poi con dei macchinari apposta adesso fanno così. Invece una volta facevano degli anelli e li saldavano, e qui c'era un forellino tra l'anello e il corpo che permetteva comunque
non permetteva una chiusura, cioè il tampone una volta chiuso comunque l'aria passava da qui sotto. Quindi ho dovuto fare anche questa piccola saldatura. Poi adesso ordinerò i pezzi, tamponi, sugheri, molle, eccetera, anche perché le molle sono abbastanza arrugginite e qualcuna sicuramente sarà da cambiare. E una volta avrò fatto altre riparazioni, completerò i video.